Volevo dare tutto il mio sostegno ai Full Sound System per questa bella serata, che è una serata di sensibilizzazione nei confronti di quelli che sono i problemi reali e tangibili del nostro meraviglioso territorio, che purtroppo è anche preda di oscuri figuri che tentano in qualche modo di fare dello sciacallaggio. Il problema della diossina, dell'inquinamento, delle fabbriche, dei loro veleni non è un problema inventato, è un problema reale, tangibile. Io sono rimasto colpito qualche tempo fa dalla visione di un paio di documentari, uno sulla vicenda delle industrie di Brindisi e un altro che si chiama Beautiful Country sulle discariche abusive. Lì sono rimasto molto colpito da quello che dicevano i contadini, quindi non persone dotte, ma contadini, persone che lavorano la terra tramandandosi il mestiere per centinaia di anni, che dicevano: guardate, quello che noi coltiviamo nelle vicinanze delle fabbriche non lo faremo mangiare mai a nessuno, l'erba che cresce vicino a questo tipo di fabbriche incontrollate viene mangiata da pecore che muoiono dopo uno o due mesi o devono essere abbattute perché la diossina le ha distrutte. Il problema della diossina riguarda tutti noi, l'espansione tumorale riguarda tutti noi, non soltanto le persone che vanno a lavorare in queste fabbriche che sono già di per sé delle roulette russe, perché entri e non sai se ne esci vivo. Quindi, essendo un problema collettivo, io volevo dare un saluto a tutti voi, augurandovi buona serata e sperando che la Puglia possa tornare a essere una meravigliosa regione come è sempre stata. Quindi il mio saluto va a tutta la Puglia attiva, delle persone che alzano la testa. In Italia, noi possiamo partire da Porto Marghera, se vogliamo, no? Passare per Genova, scendere Piombino, poi Napoli, passare da Augusta in Sicilia e poi possiamo arrivare in Puglia. In Puglia, passando da Taranto, da Brindisi, da Manfredonia, a risalire, passando per Ravenna e ritornando a Porto Marghera. L'idea è di una fabbrica che non è che abbia conciso molto con quella che è l'aspirazione, no, dei luoghi. Noi abbiamo una terra, abbiamo il mare davanti, no? Molto spesso abbiamo gli ulivi che parlano. E queste fabbriche non le hanno volute vedere queste cose belle. E il problema è uno, no? Perché uno si domanda: ma com'è che nessuno si è accorto di cosa c'era? Il discorso è che questi ragionamenti di questi grandi impianti non partivano dal territorio, no? Venivano ricevuti dal territorio, sono tuttora ricevuti dal territorio, perché partono da un altro luogo, da Roma. Mi sono laureato nel 97 in geografia economica, che un po' racchiude tutta una serie di scienze, no? Racchiude, è la sintesi di tante materie che sono applicate sui territori, no? Il territorio è sempre una risultante di un insieme di elementi. E quindi in questo, però, io già studiavo teatro, cioè la passione per la scrittura, eccetera, eccetera, si sono unite dall'inizio e ho continuato a scrivere rispetto alle tematiche dell'ILVA. Poi, continuando a seguirle, le cose sono diventate sempre più gravi, sempre più esplosive, sempre più drammatiche. Siamo qui ad oggi, dove finalmente si riesce ad essere uniti rispetto a un obiettivo importante che parta dalla Puglia. Soprattutto credo dalla presa di coscienza di artisti pugliesi che vogliono, insomma, gridare il proprio disappunto. Agente monomandatario cercansi, agente plurimandatario cercansi, addetto marketing cercansi, cameriere, babysitter, e poi barista, cameriere, babysitter, addetto marketing, e poi addetto le giovani generazioni, diciamo, chi ha 17-18 anni oggi è chiamato a fare a delle scelte, no? E semplicemente, se potrà, farà degli studi che lo porteranno poi ad avere nuove conoscenze e nuovi percorsi da fare. Di sicuro credo che appartenga ai nuovi cittadini, ai nuovi abitanti, no, della Puglia, quelli che poi costituiranno i nuclei familiari, quelli che avranno posizione sociale in futuro, di essere consapevoli rispetto a questo problema, nel senso, noi abbiamo una situazione molto grave ambientale in Puglia e non è più sostenibile. Quindi tutti insieme credo che si debbano chiedere delle altre risposte di tecnologie, di
modalità di lavoro all'interno della nostra regione, no? Cioè, invece di pensare alle centrali elettriche, chiedere a tutti quanti quelle fotovoltaiche, per esempio, che sono fonti di energia pulita, almeno per adesso. Cioè, nel senso, il compito delle nuove generazioni è quello di rendere insieme a quelli un po' più grandi come noi, reale quello che noi abbiamo denunciato, no? Quello che noi abbiamo iniziato a decostruire con il pensiero critico che, no, che appartiene a tutte le generazioni, che porta questo mondo sempre, speriamo, l'auspicio, a crescere, a migliorarsi. Abbiamo voluto questa cosa qui questa sera perché per noi e per chi vi parla, tutti i giovani, non è vero che sono solo discoteca, c'hanno mente e c'hanno un cuore. Ecco perché vi abbiamo voluto qua. Personalmente ho un impegno da assolvere con tanti malati che in questi anni purtroppo sono venuti meno, sono morti per cancro. Molti di loro, e l'altro ieri è stata l'ultima, una ragazza di Ruffano di 33 anni, mi ha detto piangendo, prima di spirare, credetemi, dottore, faccia qualcosa perché questo non avvenga ai miei figli. Usare la satira per cercare di allargare la consapevolezza e la coscienza delle persone, però questa conoscenza con il dottor Serravezza, che è veramente preparatissimo e un vero pieno di passione del suo lavoro della Lega Antitumore di Lecce, mi ha scioccato, perché chiaramente non c'è informazione, le cose non vengono come occultate, come una cosa di cui vergognarsi, di cui è meglio non parlare, che potrebbe danneggiare il turismo, oppure uno scotto da pagare se uno vuole il lavoro, no? Invece secondo me, come giustamente poi dicono quelli più esperti di me, è importante allargare la consapevolezza dei cittadini, che possono premere sui politici e fare delle scelte diverse, Perché avete voluto questa serata? Perché avete voluto tutti loro qui stasera? Perché l'aria puzza e noi invece la vogliamo pulita, è vero?